i tuoi nipoti chiederanno in qualche anno. Oggi è una giornata veramente speciale. È uscito il CD Enrico Carso, Questo tipo. Fantastico. È stato un lavoro impegnativo, molto bello, molto emozionante e oserei dire un lavoro che non si può dimenticare. La collaborazione di musicisti meravigliosi che hanno portato il loro talento nella registrazione dei brani, La forza è strana, io ti amo, Concavo e convesso, Questo tipo sono io, Sirena, Donna piccolina, Bestia ferita, Amada amante, Le balene e Un milione di amici, L'inno all'amore e all'amicizia. Non è possibile che tu abbia sto coraggio. E la grande novità, oltre all'uscita di questo CD bellissimo, che voi potete acquistare scrivendo alla email progettoemozione.ec@gmail.com, è la serata teatrale il 27 di novembre di quest'anno. Dimostrarvi tutto ciò che può esserci di sentimentale tra un uomo e una donna e viceversa, penso che sia la cosa più bella che si possa esternare. Nella mia vita ho cantato l'amore un po' in tutte le sue forme e prima di decidere i brani da includere in questa raccolta ho pensato cosa mancava nelle canzoni d'amore che io ho fatto negli anni. Delle balene che solcavano l'oceano leggeranno in qualche scritto, lo vedranno in certo tipo di canzoni che parlavano di amore e sesso. Sesso e amore, due cose che logicamente dovrebbero andare sempre assieme. All'inizio forse ero un po' titubante sullo scrivere qualcosa di simile. Poi ho pensato che se fatto in una maniera sottile non c'è nulla di errato, non c'è nulla di sbagliato. Ed è nata Concavo e convesso, che è una canzone che mi dà molta, molta soddisfazione, mi emoziona tantissimo poterla cantare, poter ascoltare i commenti vostri e le sensazioni di tantissime persone che mi scrivono. E ascoltando la registrazione del brano che ho pubblicato su YouTube qualche settimana fa. E lo spettacolo del 27 di novembre sarà uno spettacolo in italiano, spagnolo e portoghese per esaltare il sentimento è tutto ciò che ci porta all'amore vero. Sulla punta dei suoi piedi mi guardava innamorata. La musica è sempre un'educazione straordinaria per la mente, per l'anima e per il cuore. Ci saranno ospiti a sorpresa. Tutto questo mi dà moltissima allegria, mi fa pensare che l'amore mai passerà di moda. L'esito sulla pagina Facebook è sorprendente, aumenta ogni giorno sempre di più. Altre canzoni che presenterò alla serata del 27 novembre saranno Io ti propongo, sempre canzone che tratta delicatamente argomento amore e sesso, Coimbra, Cena saporita, una canzone che ho scritto da poco tempo e mai presentato, mai registrato, e tante altre. Sono sicuro che sarete in tantissimi, che l'entusiasmo sarà alle stelle. Collaboreranno a questo spettacolo persone di grande esperienza come Fabio Fanuzzi,
che si occuperà della regia dello spettacolo e di tantissime altre cose, Valentina Gaglione che seguirà tutta la parte video, forse anche fotografica, ovviamente la maggior parte dei musicisti che hanno collaborato suonando in questo CD saranno presenti, come vi ho detto ospiti a sorpresa che canteranno con me, e a fine spettacolo i fortunati vinceranno anche una rosa. Bene, tutto questo per dirvi che il mio progetto Emozione, il vostro progetto Emozione, il nostro progetto Emozione continua a gonfie vele in Italia, ha aperto le porte anche alla Spagna con grande soddisfazione da parte mia e grande entusiasmo dal pubblico spagnolo, e questa è la prova che l'amore cade da tutte le parti. Ragazzi, continuiamo così, continuiamo a tenere alta la bandiera dell'amore, del sentimento e dei cuori. Tutto ciò che ci permette di sognare e di emozionarci in maniera speciale. Io vi abbraccio forte, continuate a scrivere, continuate a dettare i vostri pensieri. E io li leggo sempre con grande attenzione e con grande sentimento. La serata sarà annunciata su Facebook con date precise di prevendita biglietti e qualche dettaglio in più oltre quelli che vi ho appena citato. Un bacio. Io voglio avere un milione di amici con tanta forza poter cantare. Io voglio avere un milione di amici con tanta forza.